Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Blood Omen 2 Legacy of Kain Series ed siamo arrivati praticamente alla fine della missione dove appunto abbiamo incontrato la sacerdotessa o l'oracolo, chiamatela come volete, che ci ha detto come trovare la macchina e soprattutto come azionarla. Ho staccato qui, nonostante ancora non fosse effettivamente il vero livello. Prima c'è telecinesi. Ah, eccolo qui, telecinesi. E forse devo fare così. Esatto. E praticamente adesso abbiamo la possibilità di trovare la macchina. Comunque, completiamo e iniziamo subito il livello successivo. Anche perché ormai siamo molto vicini alla fine del gioco. Credo che manchino giusto due missioni o tre. Cioè proprio sono letteralmente, cioè sono praticamente alla fine. Sono praticamente alla fine. Comunque continuiamo ad esplorare un po'. Ecco, qui ci sono quelli che lavorano ai glifi e non li possiamo toccare perché appunto c'è la barriera. Dovrebbe essere lo stesso anche dall'altro lato, se non erro. Sì, esatto, c'è la barriera anche qui. Va bene, andiamo avanti. È strano che la vita di una persona si possa proiettare così lontano da sfidare la sua stessa comprensione. In quella cripta aliena scoprì un essere la cui esistenza era intrecciata con la mia molto più di quanto potessi immaginare. Chi mi disturba? Non uno dei miei catturatori, Kain. Mi conosci, mostro? La mia memoria è ancora debole, ma ricorderei sicuramente qualcosa come te. Non ci siamo mai incontrati, certo ti conosco. Il tuo ritorno dalla morte è una speranza per tutti. Cerco un'antica macchina dal grande potere. Sono pronto a uccidere chiunque mi ostacoli. Non aver paura. I demoni che hanno costruito questa macchina mi hanno costretto ad alimentarla con la mia vita. Allora potremmo avere un obiettivo comune. Sono qui per distruggerla. Sì, e io posso aiutarti. Ciò che intendi fare è troppo grande per te solo. La macchina sprofonda nel cuore della Terra. È grande come una città. Per distruggerla, deve cercare chi l'ha costruita. Il signore dei Sarvan? No, un essere molto più antico. Le creature che eoni fa abitavano Nosgoth lasciarono alcune tracce. Questa macchina è una di queste. Il signore dei Sarvan ha scoperto come usarla. Solo l'artefice la può fermare. Vuoi dire che questa creatura è ancora in vita? Impossibile. Lo è. Ascoltami. C'è un luogo a Nosgoth molto a nord, dove il tempo non conta più, dove ore e anni sono fermi per l'eternità. La prigione eterna. I miserabili rinchiusi laggiù pagano i loro crimini per tutta l'eternità. L'artefice è lì. La prigione eterna. Ne ho sentito parlare. Non sapevo che fosse tanto vicina a Meridian. Come posso arrivarci? Da questa stanza parte una galleria che conduce fuori città. Ti porterà alla prigione. E se questo artefice non mi aiuta? Digli che vuoi distruggere la macchina. Credimi, ti aiuterà. Spero per il tuo bene che mi abbia detto la verità. Puoi credermi. Distruggendo la macchina tornerò finalmente libero. Ti sarò debitore, Kain.
Ed eccoci finalmente nella nuova missione. Quindi quella era praticamente la fine della vecchia e adesso ci ritroviamo nella nuova, ovvero la prigione eterna. Sì, siamo praticamente alla fine. Credo che possa riassumere il tutto in questo episodio e poi forse il prossimo. Penso molto probabilmente sì, quindi forse due episodi al massimo e avremo finito. Molto probabilmente. Anche perché, ripeto, come gameplay non è molto vario. Infatti i filmati aiutano, ma diciamo fino a un certo punto. Ok, qui utilizziamo la telecinesi. Qui ripristiniamo la furia. Qui non credo che ci fosse qualcosa, vero? No. Bene. Ehi, tu, non ti conosco. Sei un ospite? Un visitatore? Un intruso? Non vogliamo essere disturbati da nessuno. Qui facciamo un lavoro importante. E niente, niente deve interferire. In questo luogo, coloro che hanno violato le leggi degli dei e dell'uomo, creando un pericoloso squilibrio in se stessi, contemplano il male che hanno fatto durante una pacifica meditazione ininterrotta. Fino a quando non avranno ristabilito l'equilibrio della loro vera natura interiore. Questo processo non deve essere interrotto finché non si verifica una trasformazione spirituale. Non importa quanto tempo ci vuole. Dunque, non sono ammessi ospiti o visitatori. E gli intrusi sappiamo bene come trattarli. Vattene, subito! Quindi, siamo stati avvertiti. Ma noi, siccome siamo appunto i protagonisti e quindi dobbiamo assolutamente intrufolarci lo stesso, perché evitare guai? Allora, noi dobbiamo assolutamente salire. Io però volevo prima esplorare e vedere se effettivamente c'era qualcosa da poter prendere lì. Aspetta, perché eh sì, dobbiamo praticamente arrivare in cima. Ok, qui cosa c'era? Qui non c'era nulla. Qui si sale. Esatto, c'era un baule là. Aspetta, devo andarci di qua. Esatto, c'è innanzitutto una bella arma. Poi power up. Anche perché credo che comunque questo sia l'ultimo dei level up, se non ricordo male. Cioè, oddio. I ragni che si difendono sono fenomenali. Cioè, i ragni che praticamente ti parano i colpi con le zampette sono stupendi. Allora, di qua non si va,
Quindi, oh, altro ragnetto. Non hanno tantissima vita. Vedete, cioè con 4 colpi già riusciamo tranquillamente a buttarli giù. Certo, succhiare poi sangue da un ragno così non è che sia sto granché, però. Qua vedete ci sono praticamente tutti i pazienti che sono pazzi, totali. Ecco, ora qua dovrebbero aprirsi tutte le gabbie. E infatti, ecco, già stanno arrivando. Fortuna che sono semplici da eliminare. Crepano praticamente subito. E tra l'altro non hanno neanche una difesa alta, quindi vengono sconfitti abbastanza facilmente. Sarà bello quando bisogna scontrarsi con i tizi con le falci. Ok, qui non c'è nulla. Nelle stanze queste rimangono chiuse. Ecco, qua cosa c'era? Non c'era nulla, se non erro. No, quindi possiamo scendere. Qui c'è un altro power up. Ehi tu, vedo che non hai ancora trovato l'uscita. Ti consiglio di farlo. La tua presenza potrebbe minare i progressi che qualcuno sta facendo verso l'equilibrio della propria vera natura interiore. Non possiamo accettarlo. Dammi ascolto e vattene subito. Esatto, siamo stati accompagnati, se così si può dire, verso l'uscita. Però, dato che a noi non ce ne frega una mazza, perché fondamentalmente non ce ne frega una mazza. Oppelala. Ritorniamo indietro. Inutili. Che però sono sempre linfa, quindi level up va benissimo. Sempre attenzione se non c'è qualcosa alle spalle, magari ci stiamo dimenticando. Vroom. Bastano ben 4 colpi, easy. Fossero stati tutti così i nemici durante il gioco, ci saremmo sbrigati subito. Allora, qui non c'è niente da prendere. Oddio, attenzione qua. Ti avevo detto che non devi stare qui.
Non ti avevo detto di andare. Tu invece non mi hai ascoltato. Ora mi tocca esprimermi in termini che sicuramente comprenderai. Ecco qua. Esatto, adesso troveremo i nemici con le falci, che però purtroppo non potremmo prendere come equipaggiamento. Sarebbe stato figo avere la falce con Kane, però purtroppo non è così. E qui siamo praticamente ritornati dove eravamo prima, quindi cambiamo arma, potenziamoci e adesso possiamo proseguire verso la nostra avventura. Però stiamo attenti perché potrebbero arrivare praticamente i tizi a, ovviamente, a fermarci. Qua abbiamo ripreso con il tempo, visto che prima era stato bloccato, e adesso possiamo proseguire. Checkpoint. Io ovviamente salvo perché non vorrei sia mai dovessi ricominciare a causa di un freeze, a causa di qualcosa. No, piantala di giocare, mi spaventi. Vedete? Qua potremmo praticamente eliminare i poverini, i detenuti, i reclusi. Solo che non è un nostro interesse. Qui ricreiamo addirittura la scala. Non mi ricordo se era a tempo, ma forse no. Ora che ci penso, non era a tempo. Dobbiamo stare attenti perché ovviamente se la strada dovesse essere bloccata, la potremmo sbloccare solo tramite quei macchinigegni. C'è una bella spadona, assolutamente meglio. Vedete, là sopra c'è già il checkpoint, quindi ci sta facendo vedere il gioco dove dobbiamo arrivare, dove dobbiamo andare. Là sopra c'è anche un power up, però addirittura ci sono dei demoni. Che possiedono sangue, non si sa come. Tra l'altro pochissimo sangue. Sarà per l'appunto perché sono dei morti. Oddio, ma non mi ha saltato.
Wow, ero convinto. Ero convinto potessi già sconfiggerlo, invece no. Sono molto resistenti. Vesciamo. Cioè mi salta in un punto sì e in un punto no. Cioè non voglio, non me lo dite che devo utilizzare il salto per andare lì. Cioè per fare un metro praticamente devo utilizzare il potere oscuro del salto. Cioè veramente ridicolo. Scusami, ma mi serve il sangue. Anche perché non credo che... Ah, vedi, sì, invece dovevo utilizzare il salto. Che palle. Non pensavo dovessi utilizzarlo, invece sì. Beh, qui è evidente perché comunque è troppo lontano. Allora, dobbiamo salire tutta la zona. Sul tempo rifocilliamoci. Ah, si è formato là sopra. Vabbè, ora ci andiamo. Prima però un bel maxi power up che non fa mai schifo. Lo posso colpire direttamente? Yes. Stum. Io cerco sempre di attaccarli subito, perché può capitare, come in questo caso, che non alzino le difese. Quindi posso attaccarli subito e ce la faccio ad essere un po' più rapido. Prego, non farmi male. No, non voglio farti male. Anzi, ti sto facendo un favore. Visto che tu in realtà qui dentro dovresti passarci l'eternità, io così facendo ti allevio il dolore. Spum! Qui si sta avvicinando uno spettro, mi sa. Ah, due. Ok, venite. Approfittiamone, visto che ho accumulato. No! Madonna, che deficiente! Cioè, io non capisco perché io posso cadere, loro no.
Cioè, guarda quanta strada devo fare adesso. Porca puttana. Tra l'altro respawnano. Cioè, oddio, sarebbe anche una buona scusa per farmare in realtà. Però vedete quanto poco sangue danno. Quindi, oddio, non ho preso la telecinesi. Quindi, diciamo che in realtà non conviene un granché. Però non vorrei che siano veramente respawnati. O forse erano quelli che stavo affrontando prima. Che però mi hanno seguito, diciamo, in qualche modo. No, perché lì. Ciao. Cioè, che poi ero praticamente alla fine. Salviamo, non si sa mai. Esatto, prigione eterna. Beh, approfittiamone. Qui un po' di sangue. E più che altro ne approfitto per la fibra, non tanto per il sangue in sé. Visto che comunque credo che questo sia veramente l'ultimo power up, non credo che ce ne siano altri dopo. Biscotto? Aspetta, ma qui però. Ah, forse ho capito. Non vedi che si maglia. Devo farmi portare su.
E dai. Eh sì, devo farmi portare su. Poi hanno occhi. Hanno occhi e bocca cucita. Quindi non capisco come facciano a parlare. Madonna, poi il rumore delle zampette è fastidiosissimo. Ok, noi approfittiamone. Intanto qui si trovano armi. Si trova la scala. Però non so se nelle altre stanze magari si trovano dei power up o altre cose. No, qui c'è solo la cella. Sono curioso adesso. Non c'è nulla. Qui neanche. Quindi in realtà possiamo salire. Grazie. Non c'è nulla. Non c'è nulla, poi cosa c'è? Nulla neanche. E infatti qui invece c'è un bel power up. Allora, poi qui c'è qualcuno. Ci dobbiamo far aprire la porta. Esatto. Poi qui invece cosa c'è? Qui niente. Qui un'altra pazza. Un potenziamento per le armi. Interesting. Bene, power up per le armi, sempre cosa buona e giusta. Saliamo sopra. Che adesso dovrebbe alzarsi la cassa, esatto. Così noi saltiamo e poi risaltiamo. Thank you.
400.676.212 bottiglie di birra. Altro bel power up. Cos'era? Io. Aia. Abbiamo eliminato i nostri avversari. Adesso ci focilliamo per benino, visto che loro comunque possiedono un'enorme quantità di sangue e anche una buona quantità di fibra, quindi fa sempre comodo. Che poi tra l'altro questo livello non è difficilissimo. Ecco qua. Allora, prima di tutto cerchiamo se qui ci sono power up, anche se non penso che ce ne siano, perché un po' decentrato, praticamente niente, non va. E ora qui giustamente facciamo ricrollare tutto. Ah, non è crollato? Ma qui adesso la porta. Ah, certo. Ho spostato praticamente la cassa per evitare che si sfasciasse tutto, giusto? Esatto. Perché sennò, giustamente, si risfasciava il ponte e io non potevo passare. Certo, giustissimo.
aiutami! Fammi uscire di qui, non ho fatto niente! Non lasciare che mi prendano, aiutami, aiuto! Deve essere catturata, deve essere cacciata, deve essere presa! Dov'è la mia carne? Grondante di sangue, ancora pulsante, sì! Sì! Cosa? Sai che non vuoi andare indietro? Indietro! Dammi la carne! 14 kg al giorno, è fresca e su due gambe! Oppure 4 in questo caso. No, no, ho avuto la mia parte. 14 kg o 20 pietre. Tu puoi andare. Power up. Si è aperta la porta. Ancora power up. Maledetto. Oddio, ne è spuntato un altro. Che pezzo di merda. Cioè, alle spalle mi è spuntato. Dovrebbero essere finiti.
Allora, il power up l'ho preso tutto. Ok. Ancora non ho finito di banchettare. Altro power up. Sì, ormai siamo quasi arrivati qua, divertiamoci un po'. Queste non sono cose obbligatorie, però oddio. Non li facciamo soffrire, poverini a questi esseri. Mostriamo un po' di clemenza. Si è aperta l'altra porta. Aspetta, ora qual era? Aspetta, ma qui non è da dove sono arrivato? No. Ok. Sia mai, noi salviamo. Ok. Non vorrei riprendere da capo. Qui non c'è nulla. Benissimo. Qui dovevamo essere rapidi. Lì c'era un'arma, non mi interessa. Siamo all'ultimo power up. Ero convinto fossimo all'ultimo. Cosa sei? Che cosa sei?
E qui non funziona, quindi salto. Abbiamo ristabilito il ponte. E adesso dovremmo attivare la leva. Ok, in modo tale da poter andare dall'altro lato. Quindi saltiamo. E andiamo di qua. Ci vogliono esattamente 9 colpi per buttarli giù a questi. Anche se adesso ce ne sono voluti 8, perché credo che in realtà il colpo quello finale, quindi la terza hit, dia più danno, riesca a fare più danno. Ah, ecco, vedi, qui c'è. Che era quello, se non sbaglio, giusto? Quindi col salto devo riuscire ad arrivare là, credo. O forse devo farlo girare sempre tramite quello. Credo che devo farlo girare assieme. Prima però mi è andato di là. Di qua mi sa che non c'è nulla per ora. Sì, quindi devo girarlo ancora, vado di là e poi infine faccio fare il giro completo. Ok. Qui un altro nemico a pari, no. Eccolo il creatore della macchina. Ah, quindi ho finito. Prigioniero, voglio informazioni. Tu non sei un carceriere. Ti prego, liberami. Prima devi rispondere. Cerco un prigioniero, un artefice. Ha costruito un'enorme macchina che sta sotto la città di Meridian. L'hai trovato. Sono io. Che fortuna. Voglio distruggere questa macchina. Mi hanno detto che solo tu sai come. Sì, posso aiutarti. In cambio ti chiedo di porre fine al mio tormento. Dimmi della macchina e ti concederò ciò che vorrai, se mi è possibile. Sì, sì. La macchina è stata costruita come arma eoni fa, quando due razze lottavano per dominare Nosgoth. Ospita un'antica creatura capace di uccidere qualunque essere vivente con la forza del pensiero. La macchina serve per incanalare l'energia mentale di questa creatura verso Nosgoth. E
In tal modo può uccidere ogni creatura vivente, tranne i membri della mia razza. Però, prima di ultimarla, sono stato imprigionato qui e gli altri miei simili sono stati esiliati in un altro regno assai più terribile. Allora questa macchina è incompleta. E la creatura che vive all'interno? È soprannominata la massa. È eterna e può uccidere, ma è innocua se non può focalizzare la sua energia mentale. E l'arma non è mai stata completata. Ci serviva un modo per indirizzare l'energia dalla macchina verso la Terra. Per esempio, una condotta che raggiungesse ogni città, una rete. Una volta creata questa rete, la macchina avrebbe potuto convogliare l'energia mentale della massa e uccidere i nostri nemici. Una rete, hai detto? Come una ragnatela che copre la città? Non l'abbiamo mai finita. La macchina è rimasta inutilizzata. Ma lo farà il signore dei Sarafan. I glifi. Li sta usando per convogliare l'energia della massa e distruggere la città, gli uomini e i vampiri. Deve essere questo il piano. Se hai ragione, devi agire in fretta. Distruggere la macchina sarebbe un lavoro immane. Devi uccidere la massa. Hai detto che è eterna. Ha un solo punto debole. Il sangue è come un veleno per lei. E non sangue qualsiasi, ma quello puro delle razze antiche. Il mio sangue è il veleno che la ucciderà. Bevi da me, vampiro, e usa il mio sangue per uccidere ciò che ho creato, per orgoglio e arroganza. Uccidimi, così che la massa possa morire e la macchina venga distrutta. Hai sofferto qui per un'eternità, povero sciagurato. Io ti libererò dalla tua prigione, porterò il tuo sangue nelle mie vene e farò crollare i piani del signore dei Sarafan. Esatto. E adesso si è attivato l'interruttore centrale. Quindi ci siamo, ragazzi, siamo alla fine. Penso che la prossima puntata sia l'ultima. Credo di riuscire a farlo in un'unica puntata, anche perché alla fine c'è soltanto il combattimento col boss finale. Come avete sentito, lui ha parlato di una razza diversa dai vampiri, gli Hilden. Quindi esistono praticamente due razze che combattevano tra di loro, gli Hilden e i vampiri. Kane fa parte dei vampiri, mentre quello, il costruttore, era un Hilden. E anche il signore dei Sarafan è un Hilden, a quanto pare. Ma questo lo vedremo a breve. Allora, concludiamo questo livello. Sentite nel frattempo la risata di sottofondo. Uno, due, Ale. Hai rovinato tutto. Ora quelle vite non potranno riscattarsi. Il nostro grande esperimento è sfumato. Sfumato. Oh merda. Quando diventano invisibili non posso colpirli? What the fuck? Questa è stata brutta. Sprecato praticamente un... Cioè non si è parato di un cazzo. Allora, fuori uno. E fuori due. Gli hanno distrutto l'arma.
sentito qualcosa. Allora, lui non lo possiamo sconfiggere. Dobbiamo solo buttarlo a terra e scappare. Fine. Esatto. Sentite queste risate in sottofondo? Eccoci qua. Adesso lo dobbiamo affrontare veramente. Non alzerò un dito. Ti distruggerò con la mia mente. Il problema è che non ricordo cosa dovessi fare. Userò le tue putella come oracolo. Ah, ecco. Stai allegro, voglio solo bruciarti. Stai allegro, voglio solo bruciarti. Voglio solo Beh, penso che sia abbastanza easy. La tua non è mia amica. Ah.
Allora, qua non ricordo se effettivamente dovevo spingerlo in questi... Preparati alla blea! Infatti, vedi... Lo sbattere qui e poi girare la manovella. Però là non me la fa girare. Ah, ma l'ho già girata. Preparati alla... Ah, vedi? Sì. Oh, sì, effettivamente devo farlo sbattere. Forse c'è un ordine preciso. Vediamo. Magia è questa. Quella statua. Ma dove si è nascosto? Credo che devo farlo sbattere qua fino a quando la statua non crolla e non gli crolli addosso a sto punto. Cioè, ho questa sensazione. Ma forse devo farlo sbattere qua sullo scettro in modo tale che proprio. Preparati alla...
Oddio, non so effettivamente. Non pensavo fosse possibile. È l'unica cosa che mi viene in mente. Esatto. Devo fargli crollare la statua addosso. La nebbia si alza. Signore, un momento. Che trucco è questo? Nessun trucco, signore. Sono di nuovo tuo servitore. Il tuo campione. Patetico relitto. Io non ho... Magnus. Sei tu? Sono io, signore. Ma com'è possibile? Lì, in quel posto maledetto, c'era il mio migliore guerriero. Il flagello dei Sarafan. Insieme, noi due, eravamo invincibili. Magnus, il traditore. È questo il tuo premio per avermi venduto al signore dei Sarafan? Mio signore, io non... Avevi lasciato l'accampamento di notte per unirti al nemico, come gli altri. Signore, no! Volevo solo servirti. Pensavo, orgoglioso come ero, di vibrare il colpo che avrebbe concluso la guerra. Volevo uccidere il signore dei Sarafan da solo. Ero il tuo campione. Non sei mai tornato. Avevo fallito. Avevo cercato di ucciderlo. Neppure ora ricordo come mi aveva sconfitto. Ero finito a terra, ai suoi piedi, inerme. E con la sua magia infame mi aveva catturato la mente, trasportandomi poi in questo posto infernale. Ma tu, mio signore... Ho sentito che eri morto. Meno di quanto avrebbe voluto qualcuno. Come vedi, sono tornato. Magnus, mio campione, hai sofferto abbastanza. Sono orgoglioso di te e ti concedo la morte. Oh... Mio signore, grazie. Dai, amico mio, sei libero. Come noi altri vivi o morti, non potremo mai essere. Sento... un cambiamento in te. Hai trovato l'artefice. Sei sensibile. Mi ha donato il suo sangue. In cambio, gli ho dato ciò che più voleva. La morte. Sei pronto per scendere verso la macchina? C'è poco tempo. La vita mi sta lasciando. La macchina è viva. Devi distruggerla. Che cosa sai dirmi della creatura dentro la macchina? Gli schiavi la chiamano la massa. Ha un enorme potere, ma è solo un animale. Il sangue nelle tue vene la ucciderà. Devi... Come si arriva alla macchina? Questo passaggio ti porterà laggiù. Tornerò dopo aver distrutto la macchina. Aspetta, devi sapere dei tuoi veri nemici. I miei catturatori non sono di questo mondo. Loro controllano la magia dei glifi che avvince Meridian. Controllano anche i Sarafan, travestiti da fabbri dei glifi. Sono chiamati gli Hilden. E il loro capo è naturalmente... Il signore dei Sarafan. Sono creature potenti, Kane. Più avanti le incontrerai. Attento alla loro magia. Ora trova la massa.
Distruggi la macchina. Prima di notte potrai festeggiare la mia vittoria. A dopo. Bene, e qui adesso si fanno le ore piccole, se così si può dire, perché appunto ora registrerò di fila anche l'ultimo episodio e noi come al solito ci vedremo alla prossima. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo con la prossima, che probabilmente sarà l'ultima puntata. Bye bye!